Prego, consigliere Bassa. Grazie Presidente, io rivolgo un appello sentito a tutti i consiglieri comunali presenti, soprattutto a quelli di maggioranza, perché vedete, parlate del TUC, che è una cosa importante, credo che dia dignità un po' a tutto il consiglio comunale e soprattutto ai consiglieri comunali che rispetto a una questione fondamentale del territorio possono acquisire degli elementi conoscitivi utili all'espletamento del loro mandato. Cioè, non è che non stiamo parlando di niente, stiamo parlando forse del cuore dell'attività politica di un'amministrazione. E credo che sia opportuno rivendicare come consiglieri comunali di essere tutti su argomenti centrali. Ebbene, io ricordo veramente l'appello a tutti i consiglieri comunali, soprattutto a quelli di maggioranza. Non è possibile parlare di un argomento così importante in queste condizioni. Non è possibile rivolgere delle domande serie all'amministrazione chiedendo ma lo stato di attuazione del tutto, guarda, in che fase siamo? Come intendete muovervi? Come intendiamo dare le risposte ai cittadini, ai interi quartieri che aspettano il PUC per avere le case con domande? Ci stanno questioni importanti, come vi muovete rispetto a questo? Ed è veramente deprimente fare le discussioni in questa condizione, dove ci sta una maggioranza che chiede di sapere, di conoscere, e c'è un'amministrazione che non dà le risposte. Io allo Stato non so in quale fase sia, non so quali sono gli allegati al PUC che devono essere consegnati, non so quali sono i tempi di attuazione del PUC. Emergono delle responsabilità contabili di serie, perché il contenzioso che si sta verificando tra lo studio di progettazione e l'amministrazione è una cosa seria, una cosa importante. Ebbene, noi rispetto a queste questioni fuggiamo continuamente. Allora io mi chiedo, acquisiamo tutti dignità, soprattutto del ruolo del consigliere comunale. E non lo fate fare solo noi dell'opposizione, fatelo una volta anche voi, che siete autorevoli consiglieri comunali di maggioranza, che sulle questioni serie della città non potete rimanere fuori. Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Santarello. Grazie. La parte politica che dovrebbe essere più vigile, più attenta,
ed assurgere al ruolo di controllore dell'attività che viene posta in essere da parte dell'amministrazione e la minoranza consigliare. Vedete, le riflessioni che faccio, ma se volete è più dice la parola, no? Le osservazioni che faccio, le faccio perché negli anni addietro io sono stato consigliere di circoscrizione ed ero abituato, in verità lo sono anche oggi, a sedermi all'inizio delle sedute nell'aula consigliare e ad alzarmi nel momento in cui il consiglio comunale era terminato. Perché ho sempre pensato che assumere dei ruoli istituzionali fosse sinonimo di assunzione di responsabilità. E secondo me ancora di più quando, soprattutto nello svolgimento di un ruolo di opposizione, bisogna porgere un'ulteriore attenzione sugli atti, perché si deve necessariamente avere quel ruolo di controllo e quel ruolo anche di stimolo all'amministrazione, laddove le cose non vanno nella giusta direzione. Vedete, oggi è evidente, preso atto del disinteresse di molti consiglieri di maggioranza rispetto alla questione, che mi preoccupa, perché poi quando facciamo i tavoli politici molto spesso non sanno di cosa parliamo, perché sono sempre distratti, però mi preoccupa anche il fatto che nei banchi dell'opposizione oggi praticamente c'è il voto privato. E quando un'opposizione vuole ergersi ad alternativa di governo all'interno di una città, riducendosi ad una sparuta rappresentanza consiliare, posso continuare o che voi molto spesso dovrebbe essere sempre molto corretto quando intervengono i colleghi, difficilmente intervengono, quindi non voglio essere intervenuto. Perché guardate, non è molto stimolante fare dei consigli comunali e vedere che di fronte quella parte dell'assise che dovrebbe avere quel ruolo che dicevo prima, propositivo ma anche di controllo e anche ostruzionistico quando serve, si limiti poi veramente ad una svaluta rappresentanza. Adesso conto 4 consiglieri, non faccio 5 di minoranza. Io non so su quali basi si possa dire che questa è la minoranza, considerato che per me la minoranza è fatta anche da pure libertà, che come spesso capita anche oggi non è presente in aula consiliare. Però effettivamente rendetevi conto che anche per noi portare avanti consigli comunali per ore senza avere degli interlocutori con i quali poter dimostrare un ragionamento, o comunque poter avere minoranze veramente ridotte all'osso, non è molto stimolante politicamente parlando. Io non so, balzano il cuscio quando parlano di cultura e libertà, a cosa si riferiscono quando dicono che un partito oramai che fa parte. Vabbè, Presidente, io vedendo il comportamento non molto corretto dei colleghi, lascio la parola, ragazzi. Sì, se